Va bene, allora cominciamo. Vi chiedo di chi può di spegnere i microfoni perché potrebbero esserci delle interferenze sulla registrazione. Poi chiaramente interverremo un po' tutti. Allora, noi siamo vari anni che facciamo meditazioni e per lo più abbiamo fatto delle meditazioni finalizzate così, all'armonia interiore, alla prosperità, alla pace interiore, alla salute, al benessere e così via. No? Aspettate che chiudo. Vabbè. Abbiamo sempre detto che il punto di partenza per ottenere tutto quanto noi vogliamo è realizzare, porci nel nostro sé cosmico, no? Quindi realizzare il nostro sé superiore, perché lui, attraverso la sua energia, può far apparire tutto ciò che vogliamo nel nostro mondo, no? Il cosiddetto disco solare, no? Che noi abbiamo qui, che è l'unione tra la pineale e la pituitaria, può proiettare nel nostro mondo qualsiasi cosa noi desideriamo. Quindi qualsiasi cosa noi, in connessione con il nostro sé, visualizziamo qui sul lobo frontale e lo desideriamo con una certa intensità, quello prima o poi si manifesta nella nostra vita. Noi siamo degli dei creatori. Oggi invece ci focalizzeremo sul sé cosmico come un qualcosa di a sé stante, no? C'è un qualcosa come la base da cui parte tutto, no? Che ci dà una gioia, una beatitudine, una realizzazione, tra virgolette, senza oggetto, cioè un qualcosa che va al di là dei nostri desideri, dei nostri pensieri, no? È un qualcosa che già di per sé ci rende realizzati, felici, appagati, senza dover ricorrere necessariamente a dei desideri, a delle intenzioni, a degli oggetti esterni. Già di per sé dimorare in questo nostro sé cosmico è la beatitudine delle beatitudini. Quindi, una volta che noi siamo lì, fondamentalmente non dobbiamo cercare più nessun'altra cosa. Tutti noi, infatti, abbiamo realizzato nella nostra vita che le cose del mondo sono temporanee, no? Sono relative. Adesso farò una piccola premessa, una premessa d'obbligo per capire poi il senso della meditazione, poi faremo proprio la meditazione vera e propria. Tutti noi siamo dei ricercatori spirituali, abbiamo avuto varie esperienze nel mondo e abbiamo capito che fondamentalmente tutto ciò che noi troviamo nel mondo, per quanto sia piacevole, desiderabile, eccetera, eccetera, lascia comunque sempre un senso di inappagamento, no? Sappiamo che le cose del mondo sono fuggevoli, sono temporanee, sono relative, sono duali. Così tutto ciò che proviene dai nostri sensi, dalle nostre emozioni, dai nostri pensieri, ma anche dai piani più sottili, persino le cose più celesti e desiderabili, non durano per sempre. E velocemente il piacere volge nel dolore e anche le cose più desiderabili alla fine producono noia. Non ci danno reale soddisfazione e pienezza, poiché tutto ciò che proviene dai piani fisico, eterico, emozionale e mentale è appunto temporaneo e relativo. Positivo e negativo, dolore e piacere, luce e ombra, bene e male, sono facce della stessa medaglia. E
e si trasformano continuamente l'uno nell'altro. Scusate, sento un fischio, forse c'è qualche microfono. In una sola parola, appunto, le cose del mondo, questo lo dicono chiaramente tutti i fratelli, ma anche i maestri ascesi, essendo noi in terza dimensione, una dimensione molto densa, tutte le cose del mondo sono illusorie, cioè la terza dimensione è l'esatto opposto della quinta dimensione, cioè delle dimensioni più alte. Quindi tutto ciò che noi andiamo a fruire, a degustare in questo mondo, ci lascia in qualche modo così, un po' infelici, inappagati. Allora, dove risiede la felicità duratura, la beatitudine perenne? Questo è l'eterno quesito dell'uomo, no? È l'eterna ricerca dell'uomo. C'è un punto fermo in cui trovarsi perennemente appagati, soddisfatti. Allora, se tutto ciò che proviene dal piano fisico, dal piano emozionale, dal piano intellettuale, persino celeste, ci soddisfa a metà, bisogna andare oltre tutti questi piani e trovare quella dimensione costante, assoluta, immutabile, quella realtà immutabile che trascende tutti questi piani. E ci dona la totale pienezza. Partiamo da un presupposto fondamentale. Tutti i piani che noi abbiamo citato appartengono al tempo. Sappiamo che nulla dura su questo piano, tutto passa, tutto va dal passato al futuro. Siamo prigionieri un po' dei ricordi, delle memorie che ci portano al passato o di aspettative e desideri che ci portano al futuro. Quindi tutti questi piani che abbiamo descritto provengono dal tempo e il tempo è mente, è immaginazione. Tempo, mondo, persona fondamentalmente sono la stessa cosa, cioè tutto ciò che noi vediamo, ma anche tutto ciò che noi siamo, proviene dalla nostra mente, cioè è un prodotto della nostra mente, il mondo è all'interno di noi, come dicono i maestri, come dicono i fratelli, è una nostra creazione personale. Allora, se ne deduce all'opposto che per fruire di questa dimensione beatifica perenne, anzi direi che è una non dimensione perché non può essere misurata, non appartiene al tempo, in cui la felicità è duratura, bisognerà attingere a un momento di non tempo, cioè a un momento atemporale, una dimensione al di fuori del tempo, cioè una dimensione che sia eternamente presente, al qui e ora, perché solamente il qui e ora, il presente, questo è un assunto fondamentale della spiritualità, è reale, il passato e il futuro invece sono dimensioni illusorie. E appunto nell'eterna presenza, in questa dimensione atemporale, risiede il nostro sé cosmico. Or dunque, esiste questa dimensione in cui possiamo trovare la nostra felicità perenne? La notizia è positiva, essa esiste. È sempre insieme a noi, ma noi l'abbiamo dimenticata e ci maceriamo da varie esistenze nelle ruote del tempo. Attraverso la meditazione arriveremo a toccare questo stato e impareremo a portarlo costantemente nel nostro quotidiano, nella vita di ogni giorno. Gli stessi fratelli dello spazio ci dicono che esistono due categorie di fratelli, i fratelli cosmici e i fratelli galattici. I fratelli cosmici e i due regni sono divisi da una specie, loro dicono, di barriera celeste. I fratelli cosmici vivono come noi ancora nei mondi, negli universi, benché siano degli universi più alti, delle dimensioni più alte, no? Quindi più felici. La quinta, la sesta, la settima e così via. Però anche queste dimensioni sono
sono ancora nel tempo, sono delle dimensioni duali, conflittuali. Quindi anche lì tutto non dura, tutto passa. Anche i desideri più celestiali che un fratello cosmico possa manifestare, prima o poi cessa. Al contrario, i fratelli galattici sono coloro che hanno trasceso il tempo, sono coloro che hanno trasceso ogni desiderio, ogni pensiero e vivono perennemente appunto nello spazio infinito della luce di questo sé cosmico, che è pura gioia, pura beatitudine. A questa categoria, ad esempio, appartengono i felinoidi, no? Che sono la razza più antica. Quindi loro, ad esempio, hanno smesso completamente di partecipare ai giochi del mondo, si limitano ad assistere, ad aiutare, a consigliare, ma non partecipano più direttamente al gioco. E così anche gli andromediani più evoluti, gli arturiani e così via. Noi, che siamo, voglio dire, tra virgolette, ambiziosi, oggi parleremo appunto di questa dimensione, no? Puntiamo al bersaglio grosso e parleremo appunto del dimorare nella sorgente, nel sé, senza tempo e senza limiti. Allora, dove si trova questo benedetto regno della eterna felicità? Penseremo forse che si trovi in galassie lontanissime, in un luogo inaccessibile, in un luogo segreto. Niente, di tutto ciò, chiaramente. Come direbbero i Rosa Croce, esso è vicinissimo a noi, ci accompagna sempre, è così vicino da essere prossimo a noi come il nostro stesso respiro. È in realtà un microscopico spazio-atemporale dentro di noi. Un vacuum che è al di là della mente, al di là del conosciuto, e in quanto tale non può essere percepito dai sensi. È un qualcosa di non conosciuto dalla nostra mente. Diremmo che è una percezione istantanea, o meglio, una non percezione, una scintilla, un punto senza dimensione, che è in grado di distruggere in un nanosecondo tutto ciò che vi è di mentale, di temporale, di relativo, di illusorio in noi e che ci rende appunto mortali, infelici e prigionieri della Matrix. Quando voi toccherete quel punto, vedrete che tutto ciò che vi appare reale il mondo, le persone e così via, in realtà è un qualcosa di totale immaginario. E quindi anche le catene, no, del mondo che spesso ci intrappolano, in realtà sono un qualcosa di totalmente illusorio. È quel punto indiviso, quella scintilla al di fuori dello spazio e del tempo, è in grado di bruciare istantaneamente qualsiasi catena, qualsiasi nostra credenza, qualsiasi nostra illusione. Praticamente ci libera in un istante. Distrugge in un baleno credenze, pensieri, memorie, brucia il nostro ego. È come dire l'antitempo che dissolve le catene del tempo e quindi l'illusorietà del mondo, perché mente, io e mondo sono la stessa cosa. Il mondo sorge dentro la nostra mente. Da questo punto di vista, ognuno di noi vive in un suo mondo personale. Il mondo è appunto la manifestazione delle nostre credenze, no? Dei nostri pensieri, delle nostre preferenze personali che poi vengono proiettate all'esterno e creano un mondo di persone, di cose che noi stessi abbiamo proiettato. Da questo punto di vista, il mio mondo è diverso rispetto a quello di un mio amico o vostro, e il vostro mondo è diverso da quello proiettato dai vostri parenti, dai vostri amici e così via. Quindi
ognuno vive in una bolla immaginativa del tutto personale. Allora cos'è che ci unisce? Ci unisce solamente ciò che è universale, no? I valori universali, quindi l'amore, la pace, la compassione, no? Il silenzio. Anche in questo momento, no? Noi siamo uniti da queste dimensioni universali, ci divide solamente ciò che noi di personalistico, di particolare, proiettiamo intorno a noi. Quindi, una volta che avremo incenerito tutte queste false identificazioni, vedremo sorgere la nostra vera natura, che sempre è, che non nasce, non muore, è immutabile, è lo schermo, infinito su cui vengono proiettati i vari mondi. È un qualcosa che è al di là del tempo e dello spazio, della mente, dei ricordi e delle aspettative. Una volta gustata questa sublime ambrosia, no, che noi troviamo nel sé cosmico, non vorremmo più sentir parlare di questo mondo egoico che noi stessi abbiamo creato. Non vorremmo più avere a che fare con la nostra personalità illusoria, che ci ha rubato la nostra fiducia e la nostra energia. Tutto ciò scolorirà come una vecchia fotografia di fronte al bagliore di una gioia mai provata. È una vera e propria liberazione. Questo è ciò che chiamiamo il sé cosmico, sé superiore, sé spirituale, e cioè il conoscitore ultimo, l'ultima realtà, l'ultimo testimone. Ciò che noi siamo sempre stati e che abbiamo dimenticato, venendo così soggetti a innumerevoli incarnazioni, perché nel momento in cui noi proiettiamo tutta una serie di desideri, preferenze e così via, poi inevitabilmente ci incarniamo nella materia densa per poterne fruire. Quindi inizia tutta una serie di incarnazioni a volte dolorose. Allora, per quanto possa apparire assurdo, per liberarci da tutto ciò, dobbiamo imparare a guardare alla nostra persona e al mondo che ci circonda come a una illusione, come a un qualcosa di totale immaginario. Quando ci identifichiamo con esso, in qualche modo cominciano i guai. Allora, quindi bisogna in qualche modo morire, no? Come dicono i mistici, come dicono i Rosa Croce, a questo mondo. Più noi moriamo e più il sé cosmico si manifesta. Fa paura morire, ma sicuramente può, come dire, sorgere qualche perplessità, ma non c'è nulla di cui temere, no? Perché abbiamo detto che la persona è una persona illusoria, quindi di fatto non esiste. È semplicemente attraverso l'andare oltre questa immaginazione di svelare la vera realtà che è sottostante a questo cumulo di illusioni. Quindi in realtà non muore nessuno, viene semplicemente dissolta un'idea immaginaria del mondo che noi abbiamo in testa. Allora, attraverso questa meditazione, quindi del sé cosmico, andremo a contattare quindi la realtà ultima, lo stato naturale che ci sostanzia e che possiamo definire anche come il testimone ultimo. Infatti questa meditazione che adesso andremo a fare si chiama anche la meditazione del testimone, l'abbiamo già fatta altre volte, è un tipo di meditazione consigliata dai fratelli cosmici, ma anche da molti maestri terrestri, come ad esempio Raphael e altri. Loro lo chiamano il testimone perché
è come dire, una dimensione che si limita a degustare, a fruire, a osservare, a testimoniare il mondo senza però parteciparvi. O se vi partecipa, lo fa in maniera distaccata, no? In maniera consapevole. Qual è la differenza tra la persona illuminata e l'ignorante? Che l'ignorante si identifica col mondo e quindi diventa soggetto a tutte le sue vicissitudini. La persona illuminata invece capisce che il mondo fondamentalmente è un qualcosa di relativo, è uno spettacolo e quindi agisce da, fondamentalmente da osservatore, no? Da testimone. Ecco perché viene chiamata anche la meditazione del testimone. Alcuni diranno, ma poi ma il testimone cosa fa? Insomma, sta lì, osserva, non è che si annoia un po', ecco, senza fare nulla. No, perché il testimone, anche essendo l'ultima realtà, è anche pura gioia, pura beatitudine, che cresce sempre di più. Quindi una volta che noi avremo contattato questa realtà, ci sentiremo espandere in consapevolezza, gioia, armonia, pace. Quindi il testimone è la nostra realtà, è il nostro stato naturale. E in quanto tale ci dona una gioia, una beatitudine sconfinate. Una volta che si gusta, tra virgolette, quell'ambrosia, si sale su quel treno, no, non si vuole scendere più. In qualche modo, quasi non si vuole più saperne nulla del mondo, delle persone e così via. E anche quando si torna nel mondo, comunque si agisce sempre da quella realtà. Quindi in qualche modo da testimoni, no? Partendo dalla nostra interiorità, attraverso una specie di stato di meditazione permanente, agendo in piena consapevolezza con divino distacco, quindi in armonia e gioia. Il film del mondo in qualche modo potrà fare nuovamente capolino nelle nostre vite, ma non ci toccherà più, no? Come prima, perché noi sapremo che è semplicemente uno spettacolo, un film. Quando noi andiamo al cinema e ci guardiamo un bel film, può capitare che ci identifichiamo, no? con le vicende del protagonista, quindi gioiamo, ci rattristiamo insieme a lui e così via. Però quando il film finisce, capiamo che era semplicemente un'immaginazione, no? Era uno spettacolo, finisce l'identificazione e torniamo in noi stessi, così come quando andiamo a dormire sogniamo magari sogni magnifici o degli incubi, poi ci svegliamo e capiamo che era pura immaginazione, qualcosa di illusorio. Lo stesso è il mondo. Una volta che avremo toccato il testimone, capiremo che il mondo, ma anche la nostra stessa persona che fa parte del mondo, è un qualcosa di relativo, di totalmente, tra virgolette, immaginario. Quindi non dobbiamo identificarci più di tanto. Cioè agiremo sempre come testimoni, no? Come testimoni intonsi, distaccati, come osservatori. E quindi da quel punto di vista gli splendori, ma anche gli orrori del mondo che vediamo intorno a noi non ci toccheranno più di tanto, no? Perché abbiamo capito che è puro, tra virgolette, spettacolo. E questo lo si può anche percepire per chi ne è capace in maniera plastica, cioè si può vedere proprio in maniera chiara che il mondo è un qualcosa proiettato dalla nostra ghiandola pineale. C'è una specie di proiettore qua che proietta tutto. Solo che noi ci identifichiamo con questo mondo e finiamo per condividerne le gioie, ma anche le miserie. Allora, come realizzare questo sé cosmico? Allora, oggi noi faremo la tecnica del testimone,
Ma è inutile dire che esistono varie innumerevoli tecniche, no? Innumerevoli tipi di meditazione per contattare questa realtà. Perché ciascuno di noi è diverso, chiaramente. C'è il tipo più emotivo, c'è il tipo più intellettuale, c'è quello più attivo, quello più silenzioso. Quindi esistono varie tecniche, varie meditazioni, anche ad esempio nel sistema indiano dello yoga, no? Esiste, che so, il Bhakti Yoga per la persona più devozionale, esiste l'Ananda Yoga per quella che invece è più versata nell'amore, c'è quella, il Jnani Yoga per il tipo più intellettuale, c'è il Karma Yoga per quello più attivo, quindi ci sono vari modi, varie modalità. Oppure, ecco, come dicono i pleiadiani, abbandonatevi all'amore, ecco, l'amore brucia completamente l'ego, oppure anche il silenzio, no? È un'altra tecnica del silenzio, anche quella brucia completamente qualsiasi credenza, qualsiasi ego. Quindi esistono vari modi, varie tecniche. Noi, oppure anche la tecnica dell'io sono, no? Il domandarsi sempre chi sono, io sono ciò che appaiono, queste credenze, oppure c'è qualcosa d'altro, no? Insomma, ognuno un po' si deve andare un po' per tentativi per capire qual è la tecnica più congeniale per noi. Noi oggi faremo, comunque arriveremo a contattare questo sé cosmico tramite la tecnica del testimone o dell'osservatore, che è molto simile per alcuni versi alla tecnica della Vipassana indiana, no? Quella di osservare un po' tutto il nostro mondo interno di appunto pensieri, emozioni, credenze, e prenderne consapevolezza e trascenderle. Bene, allora io direi di cominciare. Questa era la premessa, diciamo, per rendere l'idea. E quindi ora faremo proprio la meditazione. Cominceremo adesso la meditazione. Che metto un po' di musica. Non so se si sente. Bene, ora cominciamo questa bella meditazione, che è una delle più efficaci. Tratto fondamentale di ogni meditazione è quello di essere profondamente rilassati. Quindi se siete pronti, cominciamo. Quindi ora, ecco, sediamoci. Per cominciare la schiena deve essere chiaramente dritta, almeno all'inizio. Poi per rilassarci cominciamo a respirare profondamente, quindi inspiriamo ed espiriamo profondamente. Distendiamo i muscoli, ci sentiamo sempre più distesi, rilassati, calmi. Ci sentiamo al sicuro, protetti, sereni.
Poi visualizziamo un fascio di luce bianca che dall'alto penetra dentro di noi attraverso il capo e ci avvolge in una sfera luminosa. È il nostro sé cosmico che ci accompagna sempre. Noi siamo sempre questo sé cosmico, al di là del corpo, della mente, questa luce permea tutte le nostre particelle atomiche, subatomiche, le nostre cellule, i nostri organi, tutto il nostro corpo. E quindi ci sentiamo profondamente luminosi, rilassati, pesanti. Rilassiamoci sempre di più. Bene, una volta che ci sentiamo profondamente rilassati, focalizziamo la nostra attenzione sulla nostra mente. Qui è un po' soggettivo, alcuni sentono il proprio centro nel cuore, nel plesso solare, nella mente, quindi perché poi il sé cosmico, essendo una realtà sovrasensoriale, non ha un centro ben preciso. Comunque, focalizziamoci sulla mente e cominciamo a osservare il flusso dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre percezioni, delle nostre memorie. Come abbiamo detto, la persona, il mondo, non è altro che la manifestazione di tutti quei pensieri, di quelle credenze, di quelle emozioni, di quelle aspettative, di quei ricordi, che fluiscono continuamente in noi. È la nostra mente è proprio un flusso costante, incessante, di questi pensieri, di queste credenze. Quindi focalizziamoci intensamente su questo flusso e cominciamo a osservarlo, a testimoniarlo. I pensieri sono continui. Le percezioni sono continue, le memorie sono continue, ma noi ora le osserviamo senza più identificarci, le guardiamo da una certa distanza.
queste idee, questi pensieri, queste credenze in qualche modo ci accadono, no? Ci vincolano, non siamo padroni di noi stessi quando ci identifichiamo con essi. Allora domandiamoci, la nostra reale natura coincide con questo flusso di pensieri, di idee, con la mente, oppure siamo qualcosa di altro? Chi siamo veramente? Qual è la nostra vera natura? Andiamo sempre di più dentro di noi. Da dove scaturiscono questi pensieri? Apparentemente provengono da uno spazio ignoto, così nascono dal nulla. Noi crediamo che siamo noi a generarli, no? Ma in realtà provengono da una fonte ignota, quasi dal nulla. Ci accorgiamo che sono quasi una sovrapposizione rispetto a un sottostante spazio vuoto infinito. Meditiamo sul fatto che non vi possono essere suoni senza silenzio, né parole scritte senza pagine bianche. Allo stesso modo, tutti questi pensieri che noi vediamo necessitano di uno spazio vuoto per poter esistere. E in effetti, osservandoli meglio, no? Meditando attentamente su di essi, notiamo che tra un pensiero e l'altro, tra una percezione e l'altra, si aprono come dei piccoli varchi di vuoto, di silenzio, di pausa, no? Man mano che osserverete, no? Magari facendolo a casa con più tempo, così via, questi spazi di silenzio, di pausa, di pace tra una percezione e l'altra, tra un pensiero e l'altro, si amplificheranno sempre di più, diventeranno sempre più ampi. E allora, dietro questo flusso di pensieri, noterete finalmente un sottostante spazio infinito, vuoto, che diviene sempre più tangibile, più percepibile. L'osservazione dei pensieri consapevole in qualche modo li dissolve, perché appunto la loro natura è illusoria, quindi osservandoli tramite la nostra vera natura, che è quella della consapevolezza, questi pensieri piano piano scompariranno e al di là di essi finalmente percepiremo lo schermo immutabile che li sostiene. I buddhisti chiamano questo spazio il vuoto, no? Tutto viene originato dal vuoto, tutto sorge dal vuoto, ma loro chiaramente intendono un vuoto pieno, noi diamo a questo termine vuoto un'accezione particolare, no? Pensiamo che sia il nulla, in realtà il nulla non esiste, questo è un vuoto pieno di energia, è energia, è luce, e tutto sorge da questa luce, no?
pensieri, le emozioni sono contrazioni, sono pacchetti di luce, di energia particolari, materializzati, separati, divisi. Sono, come dire, le onde dell'oceano, no? Le bolle di schiuma dell'oceano rispetto al fondo dell'oceano. Il fondo rimane sempre immutabile, sempre uguale, le onde invece mutano in continuazione, nascono, muoiono, sono sempre diverse e in quanto tale appunto sono relativi, transeunti e così via. Lo stesso i pensieri, le nostre emozioni rispetto a questo spazio di luce, di energia che li emana. Quindi man mano che voi osserverete la vostra mente, essa si dissolverà in qualche modo e lascerà lo spazio a questo schermo infinito, a questo vuoto, questo spazio infinito di luce che genera tutto, che è, come dire, la vera realtà, tra virgolette. Questa cosa che sto dicendo la potete sperimentare in maniera proprio tangibile, se ci riuscite, magari con un po' di esercizio, in quello stato intermedio tra la veglia e il sonno, no? Quando andate a dormire, oppure quando vi svegliate, poco prima o poco dopo, siete in uno stadio così intermedio, non siete né addormentati né svegli, dormiveglia tra virgolette. In quello stato vedete che difficilmente sorgono pensieri, parole, emozioni, c'è proprio questo spazio di luce che dura pochissimo, molte volte ci sfugge, ma quella è proprio una porta di accesso alla realtà infinita, quindi amplificando quel piccolo spazio si può proprio accedere alla realtà infinita. È proprio questa, no? La funzione della meditazione. Ma ancora non siamo arrivati. Quindi abbiamo visto prima il flusso dei pensieri, e poi il vuoto sottostante, l'energia infinita da cui essi nascono. Ora domandiamoci, chi è che percepisce tutto ciò, sia i pensieri che il vuoto, che lo spazio sottostante, affinché essi possano essere percepiti, affinché essi possano essere visti, affinché essi possano esistere, vi deve essere un testimone ultimo, un percettore ultimo che li percepisce. Se non c'è uno spettatore, non ci può essere neanche la visione dello spettacolo. Ebbene, questo testimone ultimo che percepisce sia i pensieri e sia il vuoto da cui questi pensieri emanano, ebbene questo siete voi, siete la realtà ultima. Siete il testimone ultimo di tutto ciò che vi è, che sia vuoto, che sia pieno, che vi sia un mondo o che non vi sia. Il testimone ultimo, come dire, è la cornice invisibile in cui lo spettacolo si manifesta, in cui la persona e il mondo, come vita coscienza manifestata, e il vuoto come non manifestato si presentano. È questa consapevolezza che voi siete proprio la realtà ultima, il testimone ultimo di ogni contenuto, no? Quindi il contenitore di ogni contenuto, vi darà un'immensa felicità, un
un'immensa beatitudine. Quando voi vivrete questa sensazione, ebbene capirete che quello è lo stato ultimo. Voi siete il contenitore, non il contenuto, o il vuoto da cui questo contenuto emerge, come le onde dal fondo dell'oceano. Quindi, imparate a considerarvi in qualità di spettatori e non di spettacolo. Ciò vi darà una grande libertà e gioia. Tutto ciò ferma il tempo. È eterna presenza. Poi chiaramente, una volta ottenuta questa consapevolezza, si potrà tornare tranquillamente nel mondo e viverlo appunto da questo nuovo punto di vista. E allora anche il mondo, proprio perché non ci vincolerà più, sarà esso stesso motivo di gioia, di felicità e di libertà. Bene, io direi che la meditazione può dirsi conclusa. Chiaramente questa è una meditazione che, per dare dei frutti duraturi nel tempo, deve essere ripetuta con una certa costanza a casa, no? Quindi ci vuole un minimo di perseveranza. Poi, una volta ottenuta la consapevolezza del testimone ultimo, questa non verrà più persa. Però per appunto radicarla in noi è necessario un minimo di applicazione, anche 10, 20, 30 minuti al giorno, quando si può. E questa costanza vi porterà a maturare questa consapevolezza, questa gioia, questa beatitudine che non perderete mai più. Qualche volta uno magari pensa di averla ottenuta dopo anche pochi tentativi, il che è anche un bene. Però, come la si è velocemente ottenuta, la si può anche velocemente perdere. Per cui anche quando la si ottiene, è bene comunque praticare per un certo periodo per radicarla in maniera indefettibile in noi. Bene, allora torniamo lentamente a noi stessi. Bene, sì, sono. Sono stata rilassata subito, sono una giornata anche abbastanza impegnativa anche oggi. È veramente stato magico, non ho altri termini per esprimere. Grazie, grazie Bruno, grazie. Grazie di esserci. Grazie a te, cara Tindala, mi pare, sì. A sorella. Antonella, sì, scusa, sto
purtroppo no, con questo telefonino non riesco a visualizzare tutti quanti. No, lo so, tranquillo. Bene, sono felice che sia Eleana e sia tu Antonella abbiate avuto un feedback positivo. Sì, proprio la meditazione, ecco, deve avere appunto questo scopo, no? Di riportarci alla nostra realtà ultima, al nostro stato naturale, che è appunto pace, beatitudine, gioia, no? Soprattutto pace profonda. E questo appunto deriva dal fatto che non ci identifichiamo più nelle cose del mondo, no? Guardiamo tutto come a un film, come dicono i Rosa Croce, essere nel mondo ma non del mondo, quindi non appartenerti, non identificarci con quello che siamo, con quello che facciamo, perché è appunto un gioco, è una illusione. Tutte le pene appunto derivano dal fatto che non solo ora ma anche nelle esistenze passate ci siamo identificati con la persona e con il mondo che da essa deriva. Quindi realizzare la consapevolezza che noi siamo lo spettatore ma non lo spettacolo, anche la persona fisica, Bruno e Leana, fanno parte dello spettacolo. Quindi non bisogna farsi coinvolgere più di tanto, partecipiamo ma con il giusto distacco, con il divino distacco. Allora, partendo da questa consapevolezza, anche ciò che facciamo nel mondo acquista armonia, acquista gioia. E quando voi, maturando questa meditazione, no? questo contatto con il testimone, vedrete che questa gioia diventerà sempre più grande, no? Esponenziale, perché vi svincola totalmente da ciò che noi illusoriamente abbiamo creduto reale, ma che in realtà è una specie di sogno. Questo ci libera del tutto. Allora, una volta che ci saremo liberati, essere nel mondo o addirittura non parteciparvi più, tant'è che abbiamo detto che le razze cosmiche più evolute proprio non hanno smesso di partecipare ai giochi del mondo, stanno lì nei piani di pura luce. Allora a questo punto, ecco, partecipare o non partecipare più alle cose del mondo non avrà nessuna importanza, perché noi avremo realizzato la realtà più, no? Che questa realtà è proprio in fatto di gioia, di beatitudine, supera qualsiasi altra cosa, proprio la felicità perenne che non viene mai meno. E quindi una volta che siamo lì, uno dice, ma che ci sto? Perché devo tornare, insomma, no? Nelle cose del mondo che sono così a volte difficili, impegnative, deludenti, no? Prego, chi vuole intervenire? Io, Bruno Tindara. Ah, prego, Tindara. Niente, volevo dire che non volevo più tazzare. Nel senso che sarei rimasta lì almeno un'altra ora nella meditazione. Nel senso che c'era un silenzio, un vuoto, totale, nessun pensiero, proprio la cosa che mi ha stupito, nessun pensiero. La mia mente era vuota completamente. Ho fatto fatica a riaprire gli occhi e tornare. Bene, bene, sono felice che anche tu hai avuto questo riscontro, significa che sei in un momento di evoluzione spirituale molto avanzato, vuol dire che questa realizzazione, questa pace già
presente in te, e quindi l'averla toccata nuovamente ti ha reso consapevole che effettivamente quella è la tua reale natura, e che una volta lì non si vuole, in cui si sta bene, esatto, tutto sfuma, tutto intorno sfuma, e sei con te stesso praticamente, è un rapporto ravvicinato, ecco, senti proprio questa forma di vuoto, non so, è un vuoto che senti completamente, almeno quello che mi è successo è questo, è completamente distaccata, ecco, da tutto quello che comunque anche la tua voce faceva parte, ma diciamo in maniera marginale, scusa, ed ho proprio sentita così. Sì, esatto, è una specie di vuoto, nel senso che questa realtà viene detta anche assoluta, no? Assoluto in latino significa absolutus, cioè sciolto da tutto, libero, appunto. Uno che si realizza viene detto anche liberato, cioè uno che si libera appunto dall'ossessione dei pensieri, delle emozioni, dei sogni. Esatto. E appunto liberandosi da tutte queste catene, perviene a una pace, a una beatitudine senza riscontro in questo mondo, no? E poi una volta che noi abbiamo realizzato questa consapevolezza, non ci sarà difficile portarcela anche nel, così, nel quotidiano, nelle faccende di ogni momento, no? Cioè agendo dalla nostra realtà interiore, quindi non più identificandoci, agendo come osservatori, e allora a quel punto, una volta realizzata questa vibrazione magnifica, anche se uno ti dà uno schiaffo, tu gli fai un sorriso, perché tanto tu sei in quello stato di beatitudine, non ti frega più nulla. Poi chiaramente ci possono essere dei momenti, perché viviamo nella dualità, nella terza dimensione, lo sappiamo, ci sono tanti inconvenienti, tanti problemi, quindi ogni tanto è possibile perdere così le staffe, però poi una volta che noi abbiamo realizzato quello stato, non avremo difficoltà a tornarci in ogni momento, no? Dopo ogni contrazione, che so, magari di fastidio, di rabbia, tac, si torna subito, ci ricordiamo subito di quello che siamo, quindi recuperiamo automaticamente quello stato di, tra virgolette, distacco, imperturbabilità, pace, gioia e amore. Sì, chi è che parla? Ciao, Anna, ciao, sì, Anna, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, anch'io sono praticamente, c'è il momento in cui ero come se non ci fosse più niente. Volevo testimoniare questo, però poi già l'ho lasciato, purtroppo il mio cane che mi richiama e devo portarlo fuori. Bene, grazie Anna, grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi, è sempre un piacere stare con voi. Anche per me è sempre vederti. Grazie, buona serata. Ciao Anna, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ecco, un errore che molti compiono, no? Quando fanno questo tipo di meditazione, è quello di scambiare il vuoto, no, di cui abbiamo parlato, no? Come dire, la realtà ultima, no? Per lo stadio ultimo. Ma abbiamo detto che il vuoto, cioè questo mare di energia, no? Da cui tutto sorge, il non manifestato, no? Il fondo dell'oceano, da cui poi nascono le onde, le bolle di schiuma, tra virgolette, dei mondi personali, è solamente un momento, cioè la realtà ultima è anche oltre il vuoto, no? È appunto questo, è colui che osserva, che fa esperienza del vuoto. Quindi non bisogna neanche identificarsi con il vuoto, no? Perché anche esistono vari tipi di vuoto, no? Cioè c'è tutta una letteratura buddistica su questo.
però il vuoto può essere, da questo punto di vista, una trappola, mentre il vuoto è anch'esso un oggetto di percezione dell'ultimo percettore, che è appunto il testimone ultimo quale noi siamo. Senza qualcuno che lo percepisca, il mondo non esisterebbe. Il mondo esiste nella nostra coscienza, ma il mondo è appunto un oggetto di percezione e in quanto tale appartiene al divenire, al male, al bene. Lo sappiamo, no? Si passa velocemente dal piacere al dolore, dal bene al male, dalla luce all'oscurità e così via. Tutto cambia, tutto muta, tutto si perde. Quello è il divenire e il mondo fa parte di questo divenire. Ma colui che lo osserva non muta mai, cioè il percettore ultimo, che non è la persona, intendiamoci, ma quella cosa che abbiamo trovato nella meditazione, questo sé cosmico, no? Questa eterna presenza che è al di là del tempo, ecco, quello non muta mai, quello è il nostro stato naturale e è quello che dobbiamo portare sempre, sempre con noi. Questo appunto che si manifesta, come molti di voi bene hanno detto, come pace profonda, come espansione, come gioia, come liberazione, no? Sì, questa è stata una cosa pure che ho provato, Bruno, quasi subito, come mi sono rilassata proprio, espansione, come se non avessi limiti. E quella è la consapevolezza del sé, immagino. Sì, esatto, bella. Questa consapevolezza che si espande sempre di più, no? Perché qui poi andiamo nel campo della, tra virgolette, della matematica dell'infinito, che è diversa dalla matematica terrestre. Nella matematica dell'infinito, l'infinitamente piccolo è uguale all'infinitamente grande. Sparisce Dio praticamente, è molto delicata come sì, posizione. Sì, sì, sparisce. Si accorgi che Dio non c'è e si deve impostare su quale frequenza? Del sé. È un qualcosa, no? Esatto, sparisce Dio, no? È un qualcosa di impalpabile, di non conoscibile dalla mente, perché bisogna andare appunto oltre la mente, oltre Dio. E allora, esatto, lo si percepisce ma con una percezione non mentale e si manifesta appunto come un'espansione, come una sospensione, no? Come una specie, come un volo infinito in cui, come uno spazio infinito che si allarga sempre di più, è uno spazio di gioia, no? Gratitudine, e in questo spazio appaiono sia la persona sia il mondo, come appunto, come dire, come il miraggio di una fontana di acqua fresca nel deserto, no? Oppure come un sogno notturno, come un film alla TV o al cinema. È la luce che proietta tutto. Sì, 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 esatto, c'è questo gioco di luce, no? di elementi che crea lo spettacolo, e molto dello spettacolo chiaramente è dovuto anche ai nostri desideri, no? Ai nostri pensieri, alle nostre preferenze. Sì. In questo modo, da questo punto di vista, noi siamo appunto dei creatori, no? Del mondo personale in cui viviamo, per quanto sia, abbiamo detto, relativo, in qualche modo limitante, limitato, eccetera, eccetera. Però, ecco, una volta che noi andiamo a quella fonte, possiamo portare gli attributi di questa fonte, di questo testimone, gli attributi della pace, dell'armonia, anche nel nostro mondo quotidiano. Infatti lo vediamo chiaramente, ogni volta che noi meditiamo, la qualità della nostra vita
ha un tenore più elevato, migliora, migliora, no? Diventa più pacifica, no? Più armonica, perché portiamo quell'energia nel nostro quotidiano. Ecco perché è importante anche meditare, cioè non è un qualcosa di puramente astratto, no? Proprio migliora poi anche la nostra vita, i nostri rapporti. Sono più sereni, più tranquilli. Esatto, siamo più sereni, più tranquilli, anche i rapporti con gli altri diventano più armonici. Proprio perché poi più siamo lì e più è quel potere supremo, no? Che prende il controllo delle nostre vite e ci guida. Non è più l'ego della persona che decide cosa fare, ma è guidato da quel potere che, tra virgolette, si prende carico di tutto. Ecco perché i fratelli cosmici, i maestri ascesi, ma anche quelli terreni, dicono chiaramente che il primo passo da fare è proprio la realizzazione di questo sé cosmico a cui poi bisogna arrendersi, no? Allora, più noi dimoriamo in quella fonte interiore, e più anche l'esteriore migliora, no? Perché l'esteriore, il mondo esterno, non è altro che una proiezione del mondo interiore. Il mondo è dentro di noi. Cioè non c'è una vera separazione tra mondo interiore è il mondo esteriore, tra dentro e fuori. Questa è una separazione puramente mentale, ma una volta che l'ego viene dissolto, la mente viene dissolta, tutte queste illusioni cadono. Se non ti fanno né caldo né freddo. Esatto, perché tu, tra virgolette, sei già morto, quindi tutte queste cose del mondo che dovrebbero affliggerti, ti affliggono, se tu non ci sei più. Esiste così un simulacro di persona che crede di agire, che crede di soffrire, ma noi abbiamo detto che la persona non è altro che un fascio, un agglomerato di pensieri, di emozioni, di preferenze, di desideri del tutto particolari, in sé illusori. Quindi anche la persona è un'entità completamente illusoria. Quindi non c'è nessuno che soffre, non c'è nessuno che nasce, non c'è nessuno che muore. Perché questa realtà immutabile del testimone, questo stato naturale, sempre è, sempre stato e sempre sarà. Non nasce e non muore, perché è al di fuori del tempo. Si nasce, si muore, si ha un passato e un futuro solamente nel tempo. Ma noi che abbiamo realizzato il non tempo, siamo consapevoli che siamo l'immutabile, che siamo il compiuto, che siamo ciò che non è mai nato. Una volta che noi siamo lì, capiamo subito che quella è una dimensione eterna, che sempre c'è stata, e che questo mondo in cui tutto nasce e muore, in cui c'è un'alternanza continua di dolore, piacere, bene e male, è illusorio. La terza dimensione, dicono i fratelli cosmici, è totalmente illusoria, è il completo ribaltamento della quinta dimensione da cui principia, comincia la vera realtà. Vero. Io non sono io. Vedo Nelly, ciao Nelly, un abbraccio. Benvenuta. Grazie, io vorrei ringraziarti per questa idea, perché mi mancavano queste meditazioni comuni. Stasera sono molto felice perché li ho visti fisicamente, i fratelli. Sì, mia nipote era da me. Vediamo al cielo, abbiamo visto un aereo e vicino una luce, poi ancora una luce e poi spariscono le luci.
davvero una grande emozione, forse è un saluto per questa riunione, questo incontro stasera a tutti voi. Grazie per una bellissima meditazione, davvero mi mancavano, perché quando facciamo la meditazione in gruppo l'energia aumenta, è molto bellissimo. Grazie a tutti, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie a te Caronelli per la tua partecipazione. Sempre bello averti con noi, sono felice che i fratelli cosmici siano venuti a trovarti, che è stato un bel auspicio anche per la nostra meditazione. I fratelli cosmici sono i messaggeri del sé divino, no? Del sé cosmico, dello spirituale, e ci aiutano a realizzarci, quindi sono proprio le espressioni più dirette della realtà ultima. Io ogni giorno uso il mio codice personale energetico cosmico, sì. Ogni mattina lo ripeto per salutarli, sì. Forse sono i risultati di questo lavoro.